Io ho iniziato a praticare la corsa d'orientamento all'età di 10 anni, un po' per caso. Ho partecipato a una colonia estiva e lì mi sono innamorata di questo sport. Qua a Tesserete provo delle emozioni molto forti. Come ultima trattista della staffetta sprint ho potuto portare a casa l'oro agli europei che si sono svolti nel 2018, proprio qua a Tesserete e dintorni. È stato il mio primo grande successo e un ricordo indimenticabile festeggiare questa vittoria davanti al pubblico di casa con i miei amici e la mia famiglia. Durante la mia carriera da sportiva d'élite ho avuto tante persone che mi hanno sostenuto. Ad esempio Stefano Maddalena, che è stato dapprima il monitore della mia società e poi anche il mio primo allenatore personale. Lui mi ha sempre spinto e motivato e se sono arrivata fin qua è sicuramente anche merito suo. Inoltre, per praticare lo sport ad alto livello servono anche degli sponsor. Banca Stato è stato il mio primo sponsor e il mio sponsor principale durante tutta la mia carriera. Ci sono tante gare che porto con me nel cuore. Una l'ho già citata, la staffetta sprint degli europei, ma anche i mondiali di quest'anno a Flims Lax nel Canton Grigioni sono un ricordo indelebile. È stato il mio ultimo grande obiettivo per il quale ho investito tanto. Le mie ultime gare con la maglia rosso crociata sono state agli europei in Italia. Lì sono partita col sorriso, arrivata col sorriso e una nuova medaglia d'argento. Non potevo finire meglio la mia carriera da sportiva d'élite. Ai giovani consiglio di praticare questo sport perché è unico. Si svolge nella natura, nei boschi e ogni percorso è una nuova sfida, è una nuova avventura. Ora io ho deciso di smettere perché non ho più un grande obiettivo che mi motiva a dare il 100%. Inoltre ho voglia di concentrarmi anche sul mio lavoro e ho deciso di fare anche l'allenatrice. Sosterrò la selezione Ticino e la nazionale giovanile. Ho ricevuto tanto dalla corsa d'orientamento e ora ho voglia di ridare qualcosa indietro.